Care telespettatrici, cari telespettatori, è meraviglioso ritrovarci ancora alla 8ª puntata di St. Nick World, il mondo di San Nicola. Identità, cultura, economia. Sono argomenti che ci allontanano dalla tristezza del Covid. Cerchiamo di pensare ad altro, di pensare a progetti per il futuro, a aspettative, a speranze per il nostro avvenire. Lo facciamo oggi innanzitutto con la mia collega Giulia Reina, un'icona ormai televisiva molto diffusa, altro che social, si sarebbe dovuta occupare solo di social. Va bene. Giulia, chi abbiamo oggi in studio e chi abbiamo fuori dallo studio come ospiti? Allora, grazie Enzo, buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo Giuseppe Laterza, l'editore, che è conosciutissimo, nostra vecchia conoscenza, sì. D'altro canto una specie di monumento barese e generale nazionale, una casa editrice che ha tanta storia. Poi abbiamo Michelino Valente, che è il dirigente scolastico dell'ITET De Viti De Marco, di Trigiano e Valenzano, due sedi. La scuola. Sta molto a cuore in questo momento. Sì. Esatto, e poi ne parleremo bene perché anche con la rivista noi ce ne siamo occupati molto. E poi abbiamo invece in collegamento Skype Francesco Tammacco, che è il direttore del Teatro del Carro di Molfetta. Che però non è ancora in linea. A breve li avremo. E poi? E Nicola Gemmato, detto Ninni. Ninni Gemmato, che è il sindaco di Terlizzi. Oh, benissimo, un altro sindaco. Intanto l'altra volta abbiamo avuto Corrado De Benedittis di Corrado. Ci stiamo muovendo verso il nord della Puglia. Però cercheremo di farceli tutti i sindaci, nel senso di poterli chiamare qui a parlare di che cosa? Di politiche per la cultura. E la cultura parte dalla scuola. E la scuola è il centro della cultura e non può essere diversamente. Cellula di partenza dello sviluppo dell'essere umano, dopo la famiglia, è stata definita e viene definita in tutti i modi. Però oggi forse non siamo proprio consapevoli di che cos'è la scuola se non abbiamo qualcuno a scuola. E per questo ho invitato il preside Valente, che oltre a essere Valente di nome e di fatto, nome, è soprattutto un manager della scuola. Ha ben due scuole da seguire e devo dire che insomma, mi sembra di capire che lo fa molto bene. Un flash sulla scuola, Michelino Valente, proprio così. Con tutto il cuore, se possiamo dire questa espressione, cioè non con la ragione ma col sentimento. Allora, anzitutto grazie a Enzo Varricchio, grazie ad Antenna Sud per avermi ospitato. Cerco di non togliere tempo alla trasmissione rispondendo semplicemente e rapidamente. Sicuramente la scuola è il cuore della vita culturale di un paese, ma in questo momento la scuola deve tornare a essere anche la leva e il motore per lo sviluppo economico, per la ricchezza del paese. Rimanere solo definiti come centro della cultura del paese può sembrare parziale, può sembrare relegare la scuola ad un aspetto che la scollega, che la disallinea con l'evoluzione di un paese che ha bisogno della scuola, perché la scuola fa parte di un processo più complesso che passa attraverso la cultura, ma che è parte integrante della ricchezza stessa del paese. Ricchezza non è solo la cultura, ma è tutto ciò che gravita attorno al benessere del Questi paese. Questi sono i valori base, sostanziali e indefettibili, però si sente anche molta demagogia sulla scuola, molti principi puri astratti che poi hanno ricadute non sempre felici sulla concretezza della scuola. Per esempio le riforme, io mi permetto di dire che la scuola italiana è la più riformata forse d'Europa, ma con risultati di volta in volta non sempre straordinari. Che cosa ci metteresti tu, preside giovane, in gamba, forte, che c'ha voglia di crescere, come additivo, in senso naturale però, non in senso artificiale? Probabilmente la cosa principale che la scuola dovrebbe riscoprire, che è già scritta in antiche riforme, oramai risalgono agli anni 90, e cioè la autonomia. Questo, secondo me, è ancora il punto per il quale la scuola non ha preso consapevolezza della sua potenzialità. Che non è solo economica, suppongo, perché quella in teoria ce l'avrebbe, no? Stiamo parlando di... Sì, molto parzialmente. Purtroppo il processo di autonomia è un processo complesso che non riguarda solamente le questioni legate alla dimensione economica. È tutto il processo che la scuola va a fare all'interno di un territorio che dovrebbe svolgersi in forma autonoma, a partire dal reclutamento, cosa eretica in questo momento. Noi abbiamo un reclutamento fortemente centralizzato. Stiamo parlando di docenti, ovviamente. Certo, il reclutamento del personale. Ma l'altro elemento che potremmo chiamare eretico rispetto all'autonomia sono i curricoli.
il percorso curriculare comunque non è ancora appropriato da parte della scuola. La scuola non si è appropriata di quella libertà, di quella flessibilità che sono scritte all'interno delle norme. Noi tendiamo ad attendere che venga dal Ministero, che venga dai nostri governanti, l'input per agire. Spesso la scuola disattende a quelle che sono le sue potenzialità, scollegandosi col suo territorio, con lo sviluppo del suo territorio, con la partecipazione all'evoluzione, alla crescita sociale, culturale, economica e in generale del territorio. Grazie al preside Michelino Valente. Intanto salutiamo i nostri ospiti via Skype che finalmente sono in onda, sono in collegamento, e quindi saluto il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, che ha la fortuna di essere a capo di un comune meraviglioso, straordinario, al quale io personalmente sono affezionatissimo e il sindaco lo sa. E poi abbiamo Francesco Tammacco e Pantaleo Annese, e i due, come dire, sodali del teatro del Carro di Molfetta, che proprio ieri sera ho avuto il piacere di incontrare, di lavorare con loro durante una lettura d'Antis. Ciao Francesco, ciao Pantaleo, buonasera a voi. Siamo subito introdotti. Felici di essere qui con voi. Grazie a voi per la vostra presenza. Abbiamo introdotto subito la puntata, che è l'ottava di Scenic World. Sì, su identità, cultura, economia, il teatro ovviamente c'entra tantissimo, le politiche culturali dei comuni a maggior ragione. Però rimanendo solo un attimo ancora in studio e passando la parola al nostro editore Giuseppe La Terza, hai sentito il preside Valente come ha le idee chiare sul concetto di autonomia? Allora, la scuola è sicuramente una cellula culturale fondamentale, però non è soltanto una cellula culturale. A te passa poi la palla, prima all'università, ma poi a quelli come te che fanno libri, che fanno comunicazione editoriale, il compito di, come dire, farla vivere questa cultura che magari è gemmata all'interno di altre realtà. Io ti ringrazio e ringrazio dell'invito ad Antena Sud. E vorrei rispondere da normale cittadino più che da editore. Da un'impressione che ho di questa, dei curricula, ecco, giustamente diceva i curricula. Per mia esperienza giovanile delle elementari, ricordo che ero in una classe di 60 persone, 60 amici, 60, i famosi polli ci in batteria. Chiamavamo condiscepoli. Condiscepoli, questo mi piace molto. E il maestro, lo dovevamo chiamare maestro. Ed era Magister. Una cosa bellissima vederci così uniti, e siamo ancora tutti uniti, tutti questi amici qui, dopo puoi anche salutarli, dopo 60 anni. C'è qualcuno di questi amici che vuoi salutare? Beh, sono 60. Sono tantissimi, sono 60. Ce ne ho, Mimmo Trizio, Gianni Di Cagno, saluti a loro. Maurizio Tonolo, Enzo Giaccaloni, sono perché tantissimi. Certo, fa queste allusioni alle amicizie, però bisogna chiamarli. Sì, cioè, sì, amici, Andrea Carnimeo. Saluti a tutti gli amici di Peppino La Terza, editore a Bari da sempre con la sua famiglia e con la sua attività personale. Dici, Peppino? No, stavo dicendo che il fattore umano però dell'insegnante è importantissimo, perché oggi la famiglia dice: ho mandato i figli, i ragazzi a scuola, e a scuola c'è la delega alla scuola di quello che dovrebbe essere la formazione. La scuola dice: io non ce la faccio a insegnare tutto, è la famiglia che viene meno. E in questo c'è un po' di bisticcio. Però c'è anche un problema di incontro tra la domanda e l'offerta di forza lavoro, quindi ciò che la scuola prepara, le persone che la scuola forma, debbono sapere un attimo con chi dialogare. Noi abbiamo ospitato l'assessore Leo qualche puntata fa, l'assessore alla formazione regionale, che ci ha dato delle linee guida, però ancora non sono proprio chiare verso i mestieri, verso le professioni future, c'è molta ancora incertezza. Abbiamo ospitato anche delle società di formazione che a loro volta cercano spunti dalla società civile. Ma è dalla base che deve nascere la passione per lavoro, per lo studio, per l'adulto. Io ero appassionato del mio maestro perché si commuoveva lui per primo nel raccontarci le sue storie di insegnamento, eccetera. E si commuoveva parlando della famiglia, parlando anche del lavoro, mettendo ognuno Quindi l'identità in fondo parte da questo rapporto con chi ha il sapere, chi lo sa anche trasmettere, bene, cioè chi siamo noi, preside Valente, dipende da chi ci insegna ad essere qualcosa, cominciando dai nostri genitori, i nostri docenti. Sicuramente ha toccato il centro un po' della crisi della nostra scuola, c'è un eccessivo scollamento tra l'identità personale del docente e le generazioni che caratterizzano oggi i nostri ragazzi, le caratteristiche tipiche di questa gioventù. Purtroppo il reclutamento, la scelta, talvolta arriva tardi,
Cioè, noi abbiamo docenti che diventano docenti molto tardi e hanno avuto esperienze molto difficili. Al Dirigi De Marco, dove a lei insomma la dirigenza di Trigiano Valenzano, che età media di docenti? L'età media, devo dire, è intorno ai 50-55 anni, è un'età abbastanza alta, se vogliamo. Devo dire, posso ritenermi fortunato, è la mia età. E posso dire che, ecco, nel mio come in tantissimi istituti ci sono tantissimi docenti che fanno un lavoro terribile per proprio incontrare le sensibilità, le culture, gli sfondi di apprendimento, ma anche i mood, diciamo, di vita di questi ragazzi. È molto complicato perché le generazioni... Preside moderno, i mood. sì, ma perché questi ragazzi, sono abituati a dialogare con TikTok. Il nostro docente deve sapere di che cosa parliamo. Questo elemento... Dobbiamo andare a scuola di mondo virtuale, anche noi più grandicelli, perché anche quella è realtà. Direi di sì, certo, non per snaturarsi, non per snaturarsi ma per in qualche modo conoscerlo quel mondo. Sindaco Gemmato, mi sente? La coinvolgo subito perché... Assolutamente sì. Perché oltre che ringraziarla per aver sacrificato impegni sicuramente più importanti di questo per essere con noi a discutere con ovviamente gli spettatori di questa trasmissione, vorrei chiederle, nella percezione che lei sta avendo in questo periodo, per esempio di questi fondi famosi, famosissimi del Recovery Plan, che dir si voglia, fund e così via... Per i comuni pugliesi, che tipo di strategie state immaginando? Terlizzi, che tipo di aspettativa ha nei confronti del cambiamento post-Covid? Allora, la questione è complessa. Credo che vada oltre anche la stessa situazione dei fondi del cosiddetto recovery. La questione è complessa perché all'indomani, diciamo, quando il prima possibile, ce lo auguriamo tutti, l'emergenza pandemica sarà terminata, non potremo sicuramente ritornare, uso un latinismo, all'eri dicebamus, cioè a quello che dicevamo ieri, e riproporre le stesse cose che dicevamo ieri. È chiaro che il mondo sarà un po' diverso, un mondo sicuramente provato da questa esperienza, che ha dovuto anche cercare dei modelli diversi che fossero compatibili con l'emergenza in corso. E se noi, ecco, io appena ascoltato si parlava del mondo dell'istruzione, io credo che il mondo dell'istruzione sia tra i primi ad aver dovuto cercare dei metodi di comunicazione diversi, dei metodi, ecco, delle forme di didattica decisamente diverse. Allora, è chiaro, sarebbe, secondo me, da un lato un grosso errore, scusatemi, sembrava contraddittorio per ciò che sto dicendo, da un lato sarebbe un grosso errore dare per scontato che dobbiamo ripartire dal mondo così come lo abbiamo lasciato un giorno prima che scoppiasse la pandemia. Dall'altro però sarebbe anche un errore altrettanto grosso, forse più grosso, pensare che questo significhi disancorarsi totalmente da tutto ciò che è stato ieri. Allora, dico subito, io sono uno dei sostenitori di quella che deve essere il ricongiungimento forte tra il nostro passato, le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, con il futuro e con quelle che riteniamo possono essere le linee direttrici del futuro. Io sono uno dei più forti assertori del fatto che oggi sono in tanti i comuni che potrebbero sicuramente valorizzare la propria storia, valorizzare tutte le proprie, ecco, vocazioni produttive tradizionali, valorizzare le proprie tradizioni, i propri beni artistici, culturali, la propria affettività religiosa e farli diventare futuro, farli diventare poi volano dell'economia. Allora io credo che è vero che ci ritroveremo di fronte a dei modelli organizzativi probabilmente diversi rispetto a quelli di ieri, però è altrettanto vero che dobbiamo considerare questi modelli organizzativi come se fossero la cornice di un quadro, ma non come se fossero il quadro. Il quadro è sempre quello. Il quadro sono le nostre comunità, le nostre tradizioni, il nostro forte radicamento proprio culturale e identitario alla nostra comunità. Sindaco, la interrompo un attimo. E credo da lì bisogna partire per qualsiasi
per qualsiasi discorso futuro, per quel che riguarda il futuro, perché è chiaro che quando si punta a dei grossi investimenti dobbiamo far sì che questi investimenti non siano assolutamente investimenti, come dire, a vuoto, oppure non siano assolutamente investimenti poco strategici. Sì, allora, signor Sindaco, la interrompo un attimo, perché volevo farle un'altra domanda proprio su ciò che stava dicendo, a proposito di identità. Ma questa Terlicium, la città turrita del passato, ce l'ha una identità? Cioè i nostri comuni, noi ce lo siamo chiesto a partire da Bari, infatti questo programma nasce come proprio un programma propositivo e che si interroga sulle cose, e noi ci stiamo chiedendo da un po' di mesi a questa parte su che cosa appoggi l'identità di Bari, che non sembra una cosa, sembri una cosa poco interessante come argomento, ma invece scopriamo man mano che questa identità esiste forse, ma non è ancora del tutto consapevolizzata. Allora, Terlizzi, che vocazione vede per il suo futuro? Cioè, lei che è il sindaco, se non erro questo è il secondo mandato, come immagina la sua città in avvenire? Allora, la immagino come una città sicuramente molto attrezzata, molto sensibile a tutte quelle che sono, ecco, qui scusatemi, l'anglicismo non è nelle mie, come dire, non è nelle mie corde, però... ecco, la cosiddetta smart city, la città intelligente, la città che possa effettivamente avere, ecco, trarre il massimo profitto dalla tecnologia. D'altro canto però esiste la, ecco, l'identità che io cito ecco, come punti di riferimento dell'identità quella che è la nostra identità religiosa. La Madonna di Sovereto, Sovereto. Ecco, la regia può gentilmente mandare in onda. Sovereto comporta per la nostra storia delle immagini del santuario di Maria Santissima di Sovereto. Il sindaco sa bene da quanti anni io mi occupi di questo luogo e quanto lo ami, e soprattutto di quanto possa rappresentare un punto, un centro identitario internazionale, ma che forse proprio i terlizzesi non sempre consapevolizzano. Cioè, io ho visto che voi avete tentato più volte di lanciare questo brand anche di Sovereto, perché a prescindere dalla questione strettamente religiosa, ovviamente un amministratore deve badare anche un po' all'economia del suo comune. Però ci sono delle resistenze, proprio forse all'interno dei comuni certe volte, a riconoscere la propria identità. Io credo che magari le resistenze possano essere tra chi... considera ha un concetto così forte dell'identità, che magari considera l'identità come un tesoro da custodire gelosamente lontano dalla vista di tutti. Io sono invece tra coloro i quali pensano che l'identità, quando è forte, quando è un'identità consolidata, storicizzata, debba essere al contrario messa a confronto con altre diverse dalle nostre, cioè, e ritengo che sia un forte elemento di valorizzazione il fatto di far uscire dal guscio la nostra identità e porla all'esterno, perché possono esserci come dire, effetti positivi non solo sul piano economico ma anche sul piano proprio del corroborarsi dell'identità, e probabilmente, ecco, questo non tutti sono delle mie idee, io capisco. Paradossalmente riesco a comprendere, ecco, anche quelle che possono essere le resistenze. Faccio un esempio per tutti. Stiamo portando avanti, a dir la verità, molto lentamente un processo che è quello della istituzione e fondazione di una fondazione che si chiamerà Carro Trionfale, che è tesa proprio alla valorizzazione del Carro Trionfale di Sovereto, cioè è tesa alla valorizzazione alla fine di segmenti importantissimi della nostra storia, per proiettarli all'esterno. È chiaro che questo progetto di fondazione, io lo capisco, non piace a tutti, o perlomeno non piace a tutti alla stessa maniera, ma non lo considero questo, ecco, un elemento che mi fa desistere. Al contrario, mi fa capire che c'è effettivamente da lavorare, al contrario mi fa capire che magari anche una certa gradualità potrebbe essere importante per convincere tutti. Grazie, le tolgo adesso un attimo la parola. Abbiamo visto delle immagini di questo gioiello straordinario che costituisce, a mio modesto avviso, ci ho scritto tanto su, veramente un frammento di storia europea incredibile. Peppino la Terza mi segue, perché gli affreschi di Sovereto, se collegati ad affreschi presenti nelle cavallerie, negli insediamenti templari di tutta Europa, ci dicono delle cose facilmente integrabili. E chi, per esempio, conosce tutto questo? Gli stranieri. Gli stranieri che vengono dalla Germania, dall'America, dall'Australia, vengono tutti, mi chiamano, vogliono venire a Sovereto, chiamano i custodi
i vendola della chiesa di Sovereto, riescono con un po' di fortuna, esatto, a trovare con il loro autobus qualcuno che gli apra la porta, ma questo perché innanzitutto ovviamente si tratta di un piccolo grande gioiello, ma anche se non è scritto da nessuna parte che io abbia ragione, cioè che sia stato uno dei siti più importanti del mondo, Templari, al di là del fatto che sia vero o meno che abbia ragione io, come potrebbe non essere, ci sono tanti che la pensano in modo diverso, per quale motivo per esempio non utilizzare questi affreschi che sono veramente un unicum straordinario per fare un distretto per esempio delle cavallerie medievali, perché noi abbiamo Barletta, abbiamo Ruvo, abbiamo Corato, Molfetta, sono piene di chiese bellissime, di insediamenti, di torri che messe con i puntini uniti costituiscono un vero distretto come uno straordinario parco divertimenti del Medioevo all'aperto. Adesso tutti i nostri critici, Giulia, diranno che io voglio usare la cultura per fare i soldi. No, la cultura è economia, l'economia è cultura, non è che la creo io questa sinergia, esiste di su, se non c'è l'una non c'è neanche l'altra. Ai ragazzi, ai miei amici, agli grandi artisti del Teatro del Carro di Molfetta la parola, Francesco e Pantaleo. Francesco Tammacco e Pantaleo Agnese. Ci avete seguiti, spero. Ieri facevamo questo discorso con Elisa Barucchieri a Giovinazzo mentre presentavamo questa bellissima iniziativa della Lectura Dantis. Voi siete stati proprio un onore per me da presentare, tre attori spettacolari, straordinari, io piccolo a fare da presentatore come un piccolo Pippo Baudo. Però al di là della vostra bravura, il teatro, la cultura, voi ne siete espressione, può vivere senza una rete intorno come un unico? Voi siete gli eroi, avete costruito addirittura un piccolo teatrino, forse siete proprio lì dentro. Francesco. Beh, intanto purtroppo non siamo nella nostra sede perché essendo essa un ex frantoio ha delle mura veramente da templari, da basilica, per cui non lascia trapelare alcuna come dire, effrazione magnetica, quindi non c'è campo e quindi siamo nella mia dimora. Se la regia può mandare qualche spezzone dello spettacolo di ieri che ha avuto tanto successo. Dimmi, certo, Francesco. Ma perché no? Certo. Tornando alla tua domanda, io riporto sempre l'esempio, il nostro esempio, il nostro nome, il nome della nostra compagnia, il Carro dei Comici, proprio a ricordare i comici che, un po' come accadeva nell'antichità con Tespi, portavano la loro arte nelle piazze per poter narrare anche ai contadini, agli agricoltori, alle persone che mai sarebbero andate a teatro, le narrazioni. Naturalmente da allora tante cose sono cambiate e il sistema teatrale, il sistema artistico, diciamo un po' in tutto il mondo, è un sistema che ha un naturale bisogno di essere foraggiato perché è una di quelle arti che costa tantissimo. E quindi, ma quando dici foraggiato, scusami se ti interrompo Francesco, io vedi qui accanto a me uno di questi tabelloni, se la giuria li vuole, la giuria adesso, la regia vuole mandarli in onda, parla dell'infarto della cultura, un volume tedesco di alcuni studiosi che dicono azzerare i fondi pubblici per far rinascere la cultura, che sembrerebbe quasi una bestemmia, come la cultura senza il denaro pubblico non campa, ma scusate, i vostri teatri sono mai stati vuoti, a me risulta che i teatri quando aprono e fanno le cose come si deve sono sempre pieni, qui bisogna forse collegare il privato al pubblico, ma non è che possiamo continuare sempre a chiedere soldi al pubblico e creare clientele, questa è una barricchiata. Beh sì, per la verità è un discorso veramente molto complesso, perché a nostro dire andrebbero un po' rivisti i vari finanziamenti che vengono elargiti secondo uno schema abbastanza obsoleto, perché attualmente in Italia, ci sentiamo di poter dire questo, ci sono dei moloch che assorbono gran parte delle risorse, lasciando veramente poca roba alle miriadi di compagnie che comunque sviluppano lavoro e innescano dei circuiti virtuosi nel campo lavorativo, e queste stesse compagnie non riescono il più delle volte a tramutare delle esperienze di associazione in vere e proprie imprese culturali. Il discorso poi basilare è molto semplice, uno spettacolo teatrale
contempla tantissime figure artistiche, quindi si pensi dallo sceneggiatore al regista, agli attori, certo, agli scenografi, quindi ai videomaker e tante altre figure, agli elettricisti, i tecnici, il teatro stesso. Fermati un attimo, Francesco, ti faccio una proposta, sì, in politico alla Thomas Mann, e dico, anziché avere aiuti, assistenze a tutti, pochi soldi per ciascuno degli amici, non sarebbe molto più facile pensare a far defiscalizzare il costo di un biglietto teatrale? Cioè il ragazzino, il genitore, il giovane, chiunque sia, viene da voi a teatro, voi gli date il bigliettino, se lo mette in una bustina, alla fine dell'anno lui o suo papà li defiscalizzano, li detraggono dai loro redditi. Questo significa aiutare la cultura oggi, perché, penso io, correggetemi se sbaglio, anzi Pantaleo, se vuoi correggimi subito, se sbaglio, Pantaleo, Annese. C'è la chitarra, quindi poi ci suoni pure, eh? Stai attento. Sì, facciamo una cosetta. Certo, grazie. Non sbagli per niente, così infatti mi sono venute in mente le parole che Carmelo Bene qualche tempo fa diceva, insomma, lui parlava di essere finanziati per poter essere rifinanziati, cioè l'ETI negli anni 90, che è stato un grande fallimento, ma su quelle macerie, ahimè, l'amministrazione, diciamo, odierna ha ricostruito ministeri, ha ricostruito, come dicevi giustamente tu, del clientelismo, se vogliamo. E Carmelo Bene appunto diceva, io per poter recitare in un teatro del circuito ho necessità a monte di essere finanziato. Quindi ho un finanziamento a monte pubblico, poi per andare a recitare in un teatro affinché le mie recite siano materiale fiscale, quindi reddituale per il teatro che mi ospita, è necessario che io abbia comunque già un finanziamento e poi ne prendo un altro nel momento in cui il teatro mi permette di fare le recite. Quindi come chiaro, si Pantaleo, può capire, chiarissimo. Allora, mi permetto anche di aggiungere una cosa alla tua giusta provocazione. Si parlava appunto del ragazzo, dello studente che sarebbe bello avesse la possibilità di incanalare i suoi piccoli risparmi anche ai fini appunto del reddito. Questo presupporrebbe veramente una rivoluzione copernicana, dove finalmente si possa riconoscere il lavoro artistico, il bene artistico, un bene primario, perché così come alimentiamo la nostra carne, alimentiamo il nostro essere per crescere, allo stesso modo andare a teatro, visitare un museo. Dimostriamolo subito, testi. Francesco, lo dimostriamo subito con le immagini di ieri, vediamo se riusciamo a trasmettere un po' di quella emozione straordinaria che abbiamo provato facendolo lo spettacolo. La regia è pregata di mandare in onda questa clip. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Proprio ieri, nel D 25 di marzo, ma dell'anno domini 1300, durante di Alighiero degli Alighieri, detto Dante, cominciava il suo viaggio oltre il mondo, attraverso l'inferno, il purgatorio, il paradiso. Egli, come Ulisse, Orfeo, Enea, lo Scipione Emiliano del Somnius Scipionis, fu tra i pochi eletti a sbirciare l'oltretomba, a sondare l'ineffabile mistero che tutti noi attende, però con in tasca un biglietto di andata e di ritorno. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendo la capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò. Tu vuoi ch'io rinovelli disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando, pria ch'io ne favelli. Ma se le mie parole esser di anseme, che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrà insieme. Io non so chi tu sei, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché io son tal vicino.
che per l'effetto dei suoi mali pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Ecco, questo è il passo interpretato del 33° canto dell'Inferno da Francesco Tammacco ieri sera a Giovinazzo per Culturali e per la regia di Nicola De Matteo, che salutiamo con Elisa Barucchieri, straordinaria interprete anche lei della figura del 33° canto del Paradiso di Beatrice. E comunque, ecco, questo è la magia del teatro. La magia del libro, tornando alla defiscalizzazione, qui ci sono dei libri dell'editore La Terza, Giuseppe La Terza. Quanto costa un libro di questo? Giulia, facciamoli vedere questi magnifici tomi che l'editore Giuseppe La Terza propone. Per esempio, per la storia dell'Università di Bari, si tratta di un pezzo della nostra cultura importantissima, la nostra sì. Università, Uniba, oggi Aldo Moro. Quanto costa questo volume? Senti, il costo è variabile. Ma dici una cosa questo, è certa. Giulia, dillo tu, non confessa. Una dillo cosa tu è certa. Quanto costa. Non c'è scritto. No, c'è scritto. Come prezzo di vendita 70 oh, euro l'uno. 70 euro. Io sono un ragazzino che vuole iscriversi o vuole conoscere la storia dell'Università di Bari. Chi me li dà questi 70 euro? Mentre se qualcuno mi dicesse, prendi il biglietto che ti dà lo scontrino che ti ha dato la libreria, portala a papà, gliela fai scaricare dall'imponibile e tutto il resto, non spenderebbe un centesimo. Per quale motivo un ragazzino deve comprare il libro e non la Coca-Cola, visto che sono trattati nello stesso modo dallo Stato italiano? È una questione di formazione ed educazione. Se noi vediamo in questi giorni tutte le videoconferenze, dietro abbiamo tutti delle bellissime librerie. Tutti, e ancora vedevo anche queste, anche noi, questi sono libri veramente antichi, faccia, quindi significa tutto. Che questi libri hanno avuto un'importanza nel tempo. L'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo, sono patrimonio dell'umanità pure loro. E allora occorre innanzitutto avere, io sono un fautore del Museo della Stampa, quindi perché prima di tutto sono un appassionato veramente, della stampa. Veramente, sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo organizzarci come l'uomo che piantava gli alberi, perché so che tu mi puoi aiutare. Dobbiamo creare una clinica del libro che nessuno vuole, o malato, o strappato. E vedrai che noi trascorreremo la nostra pensione nella felicità più assoluta. Allora, che ne pensi? Quando parlavi di è perfetta l'idea, ti seguo. Quando parlavi di costo, no? Io parlavo non di costo di vendita, ma sì. Il costo della persona, certo. Dietro cosa c'è di certo. Passione di tutti quelli che fanno i libri. Una volta in Puglia, facciamo vedere anche gli altri, gli editori in Puglia negli anni 50 erano due o tre. Oggi è bellissimo vedere questa proliferazione di case editrici. Ma l'Università di Bari lo sa che hai fatto questo libro? Sì, come? Purtroppo è arrivato in tempo di pandemia il professor Massafra. È stato un lavoro pluriennale questo qui. Perché purtroppo non ne abbiamo sentito tanto parlare a causa essere, del Covid? Deve essere fatta la presentazione ufficiale. Deve essere nell'inaugurazione dell'anno accademico. Però l'abbiamo saltato il 19 febbraio. Preside Valente, torniamo alla nostra scuola. Perché poi libri, teatro, tutte queste cose fanno parte della sua vita quotidiana, le deve gestire per tante persone. Per esempio, uno degli elementi che secondo me ha fatto andare in tilt tanti poveri dirigenti scolastici è la successione normativa, che è qualche cosa di impressionante. Cioè voi ogni minuto avete qualche ordine nuovo cui adempiere. È un punto sul quale faccio una breve riflessione. La scuola tendenzialmente ha difficoltà a mutare, ha difficoltà ad evolvere. Io la spiego questa cosa come una sorta di difesa della scuola proprio da questa bulimia normativa, un eccesso di centralizzazione delle norme che noi attendiamo e che spaventano il personale della scuola, i dirigenti, i docenti. E in qualche modo li fa chiudere all'interno di una sorta di protezione del proprio territorio dalle percepite aggressioni di queste riforme che talvolta, non necessariamente le riforme, anche semplicemente le norme, che talvolta sembrano calate dall'alto e non comprendere i territori, i bisogni, le aspettative e anche tolgono quel che di creativo che le singole scuole potrebbero introdurre attraverso una forma di surroga interna delle norme che lo Stato non dà. Sarebbe molto più utile avere una normativa che crei dei perimetri di legittimità, dei perimetri di movimento,
ma poi siano le singole scuole che adattandosi... Questa è l'autonomia di cui stava parlando, perché altrimenti è proprio di norme questo. Si muore, è cioè questo una ipernormazione distrugge qualunque attività. Sì, perché io ti assicuro, Enzo, in questo periodo di Covid, star dietro a tutte le norme, a tutte le note, a tutte le ordinanze che vengono scritte, vengono smentite, vengono modificate... Siamo tutti giuristi ormai, guarda, io ho fatto ma bene giuristi, a fare ma dei giuristi perché... dentro un ginepraio sì, di norme, è una cosa impossibile da gestire. Giulia, hai questo. Qualche notizia da Facebook? Qualche mi hai fatto segno più volte? Sì, che cosa no, vogliono da Facebook? No, stanno scrivendo, quindi adesso mi devo fare un al sindaco riassunto. Di Terlizzi, allora, la parola nuovamente. Sindaco, cioè, Terlizzi è famosissima nel mondo per essere la città dei fiori, quindi di questo straordinario patrimonio floreale. Forse inventate l'impossibile. Se lei dovesse snocciolare altre 5-6 must di Terlizzi, che cosa tirerebbe fuori? Ma innanzitutto la ceramica, perché rappresenta un altro elemento purtroppo spesso sottaciuto o non sufficientemente valorizzato della tradizione produttiva terlizzese. Poi per me un elemento forte, l'ho già citato, Sovereto, che non è, attenzione, un qualcosa di distinto dal centro urbano, anzi secondo me fa parte integrante proprio del centro urbano. Spesso e volentieri si distingue Terlizzi e Sovereto, no, Terlizzi e Sovereto sono, come dire, sono un tutt'uno. Tra l'altro ha detto bene prima questa distinzione, ecco, tra due scuole di pensiero, quella che parla di una presenza templare a Sovereto e quella che la smentisce assolutamente. Io credo che possano essere elementi di un dibattito che possa fare chiarezza sulla nostra storia e anche qui su una parte importante della nostra storia. Quindi anche perché sono tanti elementi che si avvicinano l'uno all'altro, la presenza della Via Francigena a pochissima distanza da Sovereto, la presenza, aggiungo, del santuario di Cesano, che è una chiesa di oltre 1000 anni fa, che benedettino, davvero, insediamento, ecco, davvero bello, è rimasto ancora tanto fantastico di quella chiesa. Sono tutte cose poco conosciute, sicuramente da valorizzare, fanno pienamente parte della nostra storia, perché anche l'olivicoltura, per esempio, che è comune ad altri paesi, ad altri territori, ma rappresenta, come dire, un punto insostituibile della nostra economia. Ma poi io aggiungo una cosa, ne abbiamo parlato più volte della tradizione nicolaiana. Ora, chiaramente Bari è rinomatissima per la tradizione nicolaiana per tutta una serie di motivi che non stiamo qui ad elencare. Però voglio ricordare che a Terlizzi c'è una tradizione nicolaiana forte che noi stiamo cercando di valorizzare e faccio un esempio, oramai da tanti anni esiste una manifestazione serale, ovviamente fatta eccezione per l'ultimo anno per ovvi motivi, esiste una manifestazione Sovereto, serale il 5 dicembre. No, aspettando San Nicola, è una sorta di rievocazione fatta in maniera molto semplice, che è il 5 dicembre, la sera del 5 dicembre, nella quale San Nicola scende dalla Torre Normanna con il suo coppiere, con Adiodato, e ogni volta c'è appunto questa rievocazione storica, certamente molto elementare, molto semplice, ma sicuramente a portata di bambino. La piazza è pienissima di bambini e genitori, e che sicuramente rappresenta un elemento, come ho già detto prima, di congiunzione della nostra comunità con la sua storia. Ma attenzione, rappresenta un elemento di congiunzione della nostra comunità con tante altre comunità, perché andrebbe data, come dire, una spinta definitiva, in senso sinergico, ad una collaborazione tra tutti i comuni nel creare appunto questa rete delle città nicolaiane. Ce ne sono 14 in Puglia proprio... che hanno come patrono San Nicola. Terlizzi non è proprio San Nicola il patrono, ma è un copatrono. Ce ne sono altri 14 di comuni e tantissime chiese in tutta la Puglia. Quindi, ecco, questo evento che voi realizzate, noi verremo a riprenderlo con Antenna Sud il 5, questa è una piccola sorpresa che le volevo fare, perché il nostro compito con questa trasmissione è proprio saldare quei famosi punti, no? Collegare quei famosi punti della storia nicolaiana in tutta Italia, in tutto il mondo. Infatti
Peppino, adesso do un attimo a te la parola. Tu hai seguito la nostra progettualità, la statua monumentale, il parco tematico di San Nicola e il riconoscimento UNESCO per la Basilica e per il corteo storico. Che idea ti sei fatto di questa crociata che è stata anche, come dire, da noi lanciata per il bene, una crociata a fin di bene per far capire che valore immane abbiamo tra le mani con questo San Nicola, conosciuto in tutto il mondo? Ma io da Varese mi sono fatto subito un'idea quando ne ho sentito parlare per la prima volta, ora non so se negli anni 90, da Pinuccio Tatarella. Il primo fu Pinuccio Tatarella, vabbè, non è stato lui il primo, no, perché il primo è stata la Camera di Commercio, addirittura nel 1928, se non ricordo male. Però momento, ha seguito anche in quel momento fui veramente entusiasta di questa sua idea, di questa collocazione a Bari, questa statua, e mi sembrava un fatto importante alla stregua di tutti gli altri eventi, tipo i libri che si sono fatti su San Nicola, le mostre. Io ho portato qui un Piccinni che dipingeva San Nicola in tutte le maniere e ha fatto un libro bellissimo lanciato in tutto il mondo, in russo, in olandese, cioè, quindi è una cosa, secondo me, essenziale mantenere vivo questo interesse. Il sindaco diceva di quanto sia diffuso e quanto sia presente il culto. Stiamo vedendo la copertina del libro che citava Giuseppe La Terza, sì, una chicca di Piccinni, il nostro pittore straordinario che, insomma, è un po' in tutte le nostre case. È un libro d'antiquariato, oramai è nell'antiquariato prezioso, perché all'interno sono delle sfoglie d'oro, eccetera. Beh, questo costringeremo a porlo come dono per coloro che vinceranno il concorso di idee internazionali per il bozzetto e la statua. Giulia, cos'è questa cosa che abbiamo lanciato ormai e tutto il mondo l'ha conosciuta? Sì, anche la stampa ormai si è scatenata un po' sempre. Questo concorso di idee, piace, comincia già subito. Che cosa facciamo? Noi chiediamo di disegnare questa statua. I bozzetti della statua. Chiaramente ci sono delle linee guida, infatti il bando è abbastanza preciso sul punto. Anche come misure, per esempio. Aperto a tutti, bambini, grandi, bebè, esatto. Tutti quanti. Infatti volevamo anche coinvolgere un po' le scuole, neanche a farlo apposta. Chi vince cosa guadagna in termini di soldi? Guadagna, no, zero soldi. Zero. San Nicola non aveva nulla a che fare col denaro, lo dava, non lo chiedeva. Chi vince questa cosa diventa famoso nel mondo, perché è colui che ha immaginato una cosa incredibile. E tieni conto che la paternità è tutto in queste cose. Senti, non c'è già qualcuno dietro, già pronto, già stabilito? C'è dalle una marea, dalle, però noi dobbiamo fare dalle una cosa... commissioni segrete? No, non ci sono commissioni. La commissione segreta è fatta dalla gente comune di Bari. Perché normalmente poi... si fanno i concorsi, si sa già chi deve vincere. No, magari sapessi magari questa cosa nel futuro. Te lo dico. Anzi, avrei fatto tutti prima, avremmo risparmiato tempo col comitato tecnico scientifico. No, no. Lo dico prima che arrivino su Facebook. Questo è un concorso vero. E tant'è vero che è aperto a tutto il mondo, è tradotto in tutte le lingue. Non sappiamo se architetti, designer o anche no, chiunque ci dia una immagine convincente di una statua monumentale di San Nicola vincerà questo concorso. Naturalmente faremo una mostra per i più belli, potrebbero essere 10.000 come 1.000 o 100, non lo so in questo momento. Concluderemo tutto il 27 settembre. Esatto. Non ci sono premi in denaro, il premio è essere l'inventore di un'icona eterna, questo è nell'immaginario collettivo. Allora partecipo anche io. Hai visto che ti piace di più? Senza soldi è più bello, come nello spirito nicolaiano. Torniamo un secondo al sindaco di Terlizzi. Quindi, sindaco, il primo provvedimento culturale che domani o al più presto firmerà, quello che c'ha sulla scrivania, che ha a che fare con la cultura. Ma non ce n'è uno solo in realtà, perché noi abbiamo già da tempo avviato questo percorso e stiamo cercando di affinarlo. Faccio un esempio per tutti, non sarà magari il primo provvedimento, però è anche un qualcosa di qualificante. Non saremo i primi certamente a candidare il carro trionfale di Terlizzi su quella che è una piattaforma, possiamo dire, internazionale. Vorremmo che ci fosse il riconoscimento del carro trionfale di Terlizzi quale patrimonio immateriale dell'UNESCO. Io credo che sul piano morale sia un riconoscimento molto importante. Ripeto, non siamo i primi in ordine di tempo a fare queste istanze, in realtà molti hanno già ottenuto questo riconoscimento, ma credo che sia
un elemento di qualità importante che lo pensiamo fino in fondo e vi saremo vicini, vi saremo molto vicini, perché come abbiamo appena detto anche noi tentiamo per la Basilica di San Nicola e per il corteo storico il medesimo riconoscimento, solo che noi non siamo l'amministrazione, noi ci poniamo al servizio gratuitamente dell'amministrazione. È una cosa che bisogna capire subito a chi ci dice non avete fatto le domande a qualcheduno del a qualche ufficio burocratico. Non si fanno domande per sognare, non si fanno domande per regalare, non si fanno domande per lavorare al servizio della collettività. Si donano queste cose, poi possono essere accettate e possono essere rifiutate. Per esempio, sindaco Gemmato, se noi la volessimo fare putacaso a Terlizzi, la statua monumentale di San Nicola, lei come la vedrebbe? Con museo, beh, teatro? Saremmo contentissimi, ovviamente. E questo mi sembra anche quasi ovvio, anche se la ringraziamo molto. Allora, un giro velocissimo di risposte, anzi di chiusure, per così dire, al preside Valente. E poi finiamo con Pantaleo Annese e la sua compagnia. Preside Valente, che cosa le dispiace di non aver fatto in questo periodo di pandemia per la scuola che lei dirige, che è una scuola che ha un grande territorio, perché Trigiano e Valenzano, poi sono molti corsi. Quali corsi fate voi? Più o meno me li ricordi? Noi abbiamo amministrazione, finanza e marketing, turismo. Turismo, ecco, ci siamo. A Valenzano abbiamo le biotecnologie, abbiamo le relazioni internazionali per il marketing, abbiamo i sistemi informativi aziendali che sono tutti interlacciati tra di loro e spesso lavorano in sinergia anche per le finalità che stavi teste, come dire, prefigurando. Se volessi descrivere la tua scuola con un motto velocissimo. Il tentativo è quello di farla essere, io la chiamo sempre una casa di vetro, cioè in cui si possa guardare alla dentro Bauhaus. e si possa da dentro guardare fuori. Ti piace, Giulia, questa idea della casa di vetro? Chissà se ci riuscirà il preside Valente, glielo auguriamo con tutto il cuore. Peppino, da te un moto di saggezza invece, con la tua esperienza nella storia di questa città. Sono una vecchiaia. Tu sei stato anche l'editore di un personaggio che tutti considerano molto fosco. Chi era? Dillo tu. Beh, vabbè. No, io sono stato definito l'editore degli autori scomodi. Degli autori scomodi. Vabbè, ha saltato ancora una volta. Franco Sorrentino. Ah, Franco Sorrentino, compianto e simpaticissimo. Che purtroppo nessuno voleva pubblicare. Pubblica io diversi libri molto forti contro il dobbiamo potere. Chiudere, però dobbiamo sentire Pantaleo Annese nella sua performance. Saluto tutti, saluto il sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, saluto il preside Valente, grazie. L'editore Giuseppe La Terza. A voi la chiusura dal Teatro del Carro di Molfetta. Grazie ragazzi e saluti a tutti i telespettatori. Con gli occhi di tornare a fare serenate sotto i balconi, per ora sia di buon auspicio. Questa serenata che dedichiamo a Giulia, che è l'unica donna bellissima. Ma com'è che tutti a Giulia? Ma nessuno vi fa una serenata. Giulia, basta, sono geloso, finito. Grazie a tutti voi, grazie a tutte mille. Voi. Arrivederci. Prego, allora. Questa vasce padrona crudele quando sospira mai fatto iettare a te sto cor come una candela bella quando ti senta nuvolare. Quando erba nuova e nuova foglia nasce, sbocciano i fiori e l'usignolo limpida e acuta leva la voce e dà principio al canto, gioia udi lui e do gioia dei fiori. Da tutte le parti sono stretto e circondato di gioia, ma quella, Giulia, è gioia che tutte le altre avanza. Sono lacrime d'amore e non ne ha.